La civiltà cretese sorse sull'isola di Creta, che era un'isola al centro del Mediterraneo, e quindi una posizione molto favorevole per gli scambi commerciali. L'inizio si fa risalire dal terzo millennio avanti Cristo e terminerà nel 1400 avanti Cristo con la conquista da parte dei Micenei. La civiltà dei cretesi viene anche chiamata civiltà minoica, da non confondere con i Micenei, mi raccomando. I Micenei sono i greci, i minoici invece sono i cretesi. Questo nome deriva dal re Minosse, che è stato sicuramente uno dei re più importanti di Creta. Grazie alla loro posizione favorevole per gli scambi commerciali, il commercio marittimo diventa molto importante nell'attività economica e politica dei cretesi. E tra il 2000 e il 1500 avanti Cristo Creta diventa una potenza egemone sui mari. Questa cosa si chiama talassocrazia, cioè il dominio sul mare, il potere basato sul commercio marittimo. Le città di Creta vengono anche chiamate città palazzo. Tra queste avevamo Mallia, Festo, ma sicuramente il più importante è il palazzo di Cnosso. Il palazzo quindi era il centro vitale della città ed era una struttura enorme. Qui troviamo non solo la sala del trono del re, ma anche il santuario, i magazzini per conservare le riserve di cibo, cortile centrale. Una curiosità è che le città cretesi non avevano fortificazioni, erano senza mura difensive. Questo farebbe pensare a una popolazione pacifica, ma probabilmente ritenevano i cretesi di difendersi soltanto grazie al mare e alla loro potente flotta. Al palazzo di Cnosso sicuramente è legata la leggenda del Minotauro. La leggenda narra che il re Minosse fece costruire questo palazzo enorme come un labirinto per rinchiudervi il Minotauro, che era un mostro con il corpo da umano e la testa da toro. Ogni anno le città greche dovevano mandare 14 fanciulli, 7 maschi e 7 donne, per sfamare il Minotauro. Un anno però era partito anche Teseo, figlio del re di Atene, per uccidere il Minotauro. Arrivato a Creta incontra Arianna, figlia del re Minosse, che si innamora di lui e che lo aiuterà ad uscire dal labirinto una volta che ha ucciso il Minotauro. Infatti famoso è anche il filo di Arianna, cioè questo gomitolo che gli permise poi di uscire dal labirinto una volta entrato. I cretesi avevano due tipi di scrittura. Una prima scrittura era geroglifica, quindi simile agli egizi. Più tardi adottarono un tipo di scrittura che venne chiamata lineare A, che ancora oggi non è stata decifrata. Lineare A da non confondere con la lineare B, che poi sarà la scrittura adottata dai Micenei. I cretesi erano politeisti e adoravano soprattutto la dea madre, legata al simbolo dei serpenti che potete vedere in questa statuetta. I cretesi praticavano anche diversi sport, tra cui il pugilato e questa cosa, la taurocatapsia, cioè il salto del toro, che prevedeva afferrare il toro dalle corna e fare una sorta di capriola saltando sul dorso. La fine dei cretesi fu abbastanza improvvisa e ancora oggi avvolta nel mistero e si ebbe intorno al 1450, probabilmente a causa di terremoti e maremoti dopo l'esplosione di un vulcano vicino Creta, sull'isola di Santorini, che si trovava più o meno a 100 km da Creta. E questo probabilmente ha dato origine al mito di Atlantide, cioè questa città, questa civiltà sprofondata nel mare improvvisamente. Dopo la distruzione, l'isola venne conquistata dai Micenei provenienti dalla Grecia e siamo nel 1400 a.C. circa.